Professor Cottarelli, e allora abbiamo Sileoni che rappresenta un'associazione autonoma, la FABI, dei bancari italiani, anche loro in prima linea a ricevere naturalmente i clienti, perché come sapete le banche sono tra le attività che non si possono fermare e dovremmo avere in collegamento. Aiuterebbe a tirare su i valori azionari. Sentiamo Sileoni che è al contatto con lo sportello, con il personale bancario. Stanno venendo persone a chiedere di investire o stanno chiedendo con preoccupazione che fine faranno i loro risparmi? Guardi, io volevo molto semplicemente rispondere alla sua, me lo permette, intelligente domanda di prima. Qui il problema principale è che in pochi, ma veramente molto pochi, si stanno in qualche modo ponendo oggi, è come strategicamente salvare le aziende più importanti italiane con la borsa che va a picco. La parola d'ordine, la priorità per i prossimi mesi e giorni sarà una, Golden Power. Cioè mettere al riparo da scalate quelle che sono anche nel settore bancario e anche in altri settori, quelle che sono le aziende più strategiche, perché c'è il rischio che arriva il fondo internazionale che ha grande liquidità e si porta via tutto. Quindi il governo, e questo sta lavorando con il ministro Gualtieri e mi sembra anche con l'onorevole Misiani, per cercare nei primi mesi nei primi giorni di aprile di blindare il settore, che è molto fragile in una situazione come questa. Per rispondere all'altra domanda, noi siamo, tra virgolette, veramente avvelenati con le banche e in parte anche con lo stesso governo. Io capisco perfettamente quella che è la posizione dei sindacati confederali, CGIL, CISL, UIL. Io rappresento il sindacato autonomo più rappresentativo del settore con oltre 110.000 iscritti. I nostri colleghi stanno in trincea dalla mattina alla sera, non hanno né questo che è per potersi in qualche modo disinfettare, non hanno questa che è la mascherina e non hanno neanche i guanti. Le banche si riempiono la bocca di tante, diciamo così, iniziative, ma nel concreto hanno abbandonato i loro lavoratori che stanno in trincea. Noi vorremmo veramente dare il nostro contributo perché uno sportello bancario, per una legge del 1990, la 146, è definito un servizio pubblico essenziale, ma di fronte a un concetto che definisce lo sportello bancario un servizio pubblico essenziale, le banche negli ultimi 10 anni hanno chiuso 9.000 sportelli bancari. Ecco, c'è Speriamo che un po' di continui. ottimismo. Sileoni, quali saranno le prossime mosse dei bancari? Abbiamo pochi secondi. Guardi, in pochi secondi volevo un attimo rispondere prima alla sua domanda. Quello che servirà dopo questa lezione, servono persone di qualità, servono che nei posti di responsabilità ci siano persone competenti, servono persone competenti E nei servono posti soprattutto giusti. le mascherine e Noi le abbiamo qui davanti il protezioni per gli professor amici funzionari di banca. Grazie, torniamo.